Al Vito Curro si affrontano Fasano e Sorrento, appaiate in classifica ed entrambe desiderose di dare slancio al proprio campionato. I biancazzurri di Mister La Terza sono reduci da due pareggi consecutivi e se da una parte rassicura la tenuta difensiva, dall'altra preoccupa la sterilità offensiva dopo la goleada purtroppo inutile di Picerno. La Terza deve rinunciare a Lanzillotta e Bernardini, mentre Guarracino del Sorrento parte con Gargiulo non al meglio in panchina. La partita al settimo tiro di Ganci, respinta a maldestra di Leone, che è poi bravo a chiudere lo specchio a Formuso che spara fuori. Al dodicesimo palla gol del Fasano, gran giocata di Montaldi, il cui tiro a giro viene deviato sul palo da Leone. Al diciassettesimo è Corvino ad impegnare Leone con un forte destro che l'estremo difensore campano non trattiene, ma non ci sono giocatori del Fasano pronti al tapin vincente. Al ventiquattresimo Leone salva ancora il risultato deviando in angolo una botta da fuori area di Corvino. Al ventisettesimo l'estremo difensore ospite si supera ancora una volta chiudendo Formuso ben lanciato da Tutti Santi sul filo del fuorigioco. Al trentanovesimo errore di Russo, ma Montaldi sbaglia il tiro al volo. Il Fasano cala i ritmi e il primo tempo finisce 0-0. La ripresa si apre con un errore di Leone che non trattiene la palla ma non ne approfitta Montaldi che sbaglia a porta vuota. Al 55esimo su cross di Tutti Santi tocco in area di Cubo che Leone però neutralizza. Al 62esimo Guarnieri deve impegnarsi per deviare in angolo una punizione di De Angelis. Al 67esimo altra occasionissima per i biancazzurri, Ganci lancia Montaldi che si presenta solo davanti a Leone che ci mette un piede, salva risultato, ma la difesa ospite deve capitolare al 73esimo quando su cross di Diop, ben servito di tacco da Corvino, Nadarevic trova la zampata vincente, ma il Sorrento non demorde e riesce a pareggiare. Dormita generale della difesa del Fasano, su cui si avventa Cicaiaie che colpisce il palo, ma sul pallone vagante arriva Todisco che mette dentro. Al 45esimo è ancora Leone, decisamente il migliore dei suoi, a salvare su Corvino che di destro calcia forte dall'interno dell'area. Ma non è finita perché il Fasano nel primo minuto di recupero ripassa in vantaggio. Errore in difesa questa volta del Sorrento con Corvino che riesce a crossare. Nadarevic buca ma non Forbes che realizza nel tripudio generale e dopo 7 minuti di recupero arriva il triplice fischio che sancisce la vittoria fasanese.